Era il cognome che era diverso. Buonasera a tutti, Sergio per cortesia, che è un attimo, perché si ubriaca. Buonasera a tutti qua, buonasera alla stampa che ci ha fatto la cortesia di essere presente. Questa sera noi stiamo presentando un polo, un vero polo, sottolineo, il logo Civici per Viterbo. Come voi ben vedete ci sono sotto 8 rappresentazioni il logo di I Civici per Viterbo e io innanzitutto vorrei fare la presentazione di chi sta a questo tavolo e che sono attualmente i rappresentanti di queste liste civiche che voi vedete qui sotto anche e sono rappresentate. Il sottoscritto Paolo Bacchieri mi conoscete abbastanza per Fondazione, Loredana Vaccarotti per Rivoluzione Viterbo, Alessandro Casertano. Ci vuole due nomi perché nomi, si può inventare tutto meno che i nomi. No, vabbè. Quello è difficile. Perché dopo lo ci si trova, dopo pure quello, però. No, ci mi trovo il foto. Ah, tu vuoi pensare che quando mi fa la foto quello quando sapere bene sotto chi è. Ma io vedo il foglio con tutti i nomi, con accanto la scritta della lista civica a cui appartiene ogni logo. Quindi voi avete la no? Io lo sto enunciando e basta. Intanto per presentarci, perché dice chi è Tizio Caio Semproni. Adesso senza andare così, finisco la presentazione. Quindi c'è Laura Campagnola per Siamo, Emiliano Scarponi per Upi, Ugo Biribizzi Viterbo che lavora, Giorgio Allegrini, Movimento Civico per Viterbo e Tofanicchio per Progetto Viterbo e Provincia. In poche parole, quello che dicevo poc'anzi, siamo 8 liste civiche che si sono messe, se volete usiamo la parola, d'accordo, perché fondamentalmente che cosa ci unisce? Ma perché vi siete messi a fare? Noi ci siamo messi insieme perché vogliamo essere alternativi a questa amministrazione. Quindi abbiamo trovato un punto d'incontro attraverso il quale vogliamo creare non soltanto un polo civico ma anche delle alleanze per far sì che questa amministrazione venga sostituita da una nuova, con la speranza anche che si faccia non solo meglio ma anche bene. Non è una speranza, ma io sono convinto che possa essere una certezza. Questa è la dichiarazione che poi daremo, così non soltanto provvederò a leggerla e noi la firmeremo davanti a tutti per appunto sottolineare l'accordo che è stato fatto e poi ve la daremo in modo tale che voi avrete nome e cognome e con questa appendice di qua ci avete anche il riferimento preciso alla lista civica a cui apparteniamo. La leggo. Insieme per la città, da un incontro tra i rappresentanti delle realtà civiche, Fondazione, Progetto Viterbo e Provincia, Lista Civica dei Diritti per Viterbo, Siamo, Viterbo che lavora, Movimento Civico per Viterbo, Uniti per l'Italia e Rivoluzione Viterbo, è nato il polo civico, unendo le nostre forze in vista delle prossime elezioni amministrative. L'obiettivo è un cambio di passo repentino nei confronti dell'attuale amministrazione, che in questi 5 anni non ha fatto nulla per la città di Viterbo. Naturalmente ci sarà spazio anche per tutte le altre realtà del territorio che vorranno prendere parte a questo progetto. Un laboratorio politico che abbia come obiettivo il bene della città e la creazione di un programma da presentare con massima chiarezza e limpidezza agli elettori. E quindi davanti alla stampa firmiamo questo accordo per il polo civico. Prima le signore. Berlusconi,
Mentre gli amici stanno firmando, la nostra idea è quella, come poc'anzi ho letto, di unire non soltanto il Polo Civico ma anche altre forze politiche che sono disponibili a partecipare, a, non dico al nostro progetto, ma al progetto che stiamo presentando insieme ad altre partite, o perché no, anche altre liste civiche che ci hanno contattato e che siamo disponibili ad accettare, no? Che siamo tutti d'accordo su, questo, su questa base. Io la presentazione l'ho fatta, se volete fare delle domande o se c'è qualche intervento di qualche amico a supporto di quello che ho detto, il programma chiaramente lo stiamo preparando, ci abbiamo già naturalmente una bozza, anche se non è molto difficile presentare un programma dopo questa amministrazione, perché se parliamo soltanto di strade, Viterbo, ambiente, polizie, sicurezza e servizi sociali, poi noi saremo anche più precisi e più circostanziati a parte i punti principali che poi saranno evidenziati in prima battuta. Se volete fare delle domande ci farà piacere rispondere. Ci per Viterbo sostegno di quale candidato si intende? Ci avrei giurato. Posso rispondere io? Sì, sì, però voglio dire solo una cosa, chi entra Papa esce cardinale. Prego. Allora, essendo che in queste diverse settimane ci siamo confrontati per creare questo vero polo civico, il nostro, noi siamo una squadra e tale squadra ha un suo capitano, tanto è vero che questo nostro capitano non può essere divulgato oggi, sarà divulgato la prossima conferenza stampa con i punti programmatici ed un quadro di reale per come abbiamo già trascritto sul modulo, chiarezza e limpidezza e la massima trasparenza nell'interesse della collettività. Fare un nome oggi, come stanno uscendo il totonomi allo stato attuale, sarebbe non gratificatorio e sarebbe bruciare tutto il nostro progetto che noi crediamo fortemente per il bene dell'interesse della collettività. Quindi sarà una sorpresa? Verrà riferito quando pubblicheremo, faremo un'ulteriore pubblica. Te l'ho detto, chi entra Papa esce cardinale. In alcuni casi Marco Manolo. Se mi dice che è una sorpresa posso pensare Marco qualcosa. Questo. Se dice vabbè. Quando quasi una sorpresa presenteremo il programma, sarà identificato anche il nostro comandante. Il capitano dopo il primo aprile. Dopo il primo aprile sarà la sorpresa. Prima aprile è Pasqua, il primo di Pasqua sarà la sorpresa. Comunque stiamo impostando anche gli incontri con queste altre forze politiche che hanno intenzione appunto. Quali sono le altre forze politiche? Ma in generale sono Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega. Ovviamente queste sono le tre forze. Certamente escludo il PD o i 5 Stelle, non perché loro escludono noi, ma siamo noi che escludiamo loro, questo deve essere ben chiaro. Poi se ci sono altre forze politiche che vogliono mettersi seduti a tavolino, noi non abbiamo preclusione in mezzo, mancherebbe altro, quindi siamo disponibilissimi, ma attualmente il quadro è questo. Quindi al di là di un candidato sindaco, comunque pensate alla fine di convergere su una coalizione più ampia o di arrivare al voto con un vostro candidato, un vostro programma? Stiamo ragionando su tutto questo, quindi non è, ti ho detto, l'uno non esclude l'altro, ma stiamo ragionando soprattutto su questo. Se poi il candidato è il nostro... No, anzi, io penso... Io penso invece che dovremmo focalizzare meglio la situazione parola civico, cioè l'impegno di far crescere l'impegno civico. Tutto questo dovrebbe dare un valore aggiunto di una partecipazione aperta, condivisa e trasparente. Io sono di Montevecchia, sono Topricchio Mario, progetto Viterbo e provincia. Nei miei ultimi 20 anni sono stato presente a Viterbo, ho lavorato a Viterbo, pertanto ritengo Viterbo la mia città adottiva, la mia città di punto di riferimento. Pertanto se cresce Viterbo, cresce tutto l'indotto che sta intorno a Viterbo. Abbiamo 60 comuni, abbiamo delle realtà importanti,
abbiamo realtà che vivono ancora sottotono. Far crescere Viterbo, avere un impegno dei cittadini di Viterbo con altre realtà civiche non può altro, può soltanto che portare bene e può far crescere tutta una serie di indotti, perché noi abbiamo bisogno di crescere, di sviluppare, abbiamo anche tante altre cose da poter mettere in campo. Ecco perché sottolineerei più la crescita del civico e dà questa spinta di partecipazione aperta a tutti i cittadini. E vorrei aggiungere un'altra cosa, se voi guardate il logo c'è scritto Fondazione Progetto Viterbo, siamo Viterbo che lavora, non c'è scritto Fondazione Paolo Barbieri, lista civica, cioè nome e cognome. Lista civica io intendo, noi intendiamo vere liste civiche, perché dentro queste liste ci sono tutti e non la persona che li rappresenta, non per fare polemiche con altri che non ci interessa, però lo volevo sottolineare perché sono progetti importanti. Cioè, chi converge in questa lista, in queste liste e quindi nel polo civico, sono tutti, non escluso nessuno, e al momento noi non presentiamo, come diceva prima Alessandro, un candidato sindaco, perché stiamo discutendo, stiamo approfondendo proprio il sentiero per arrivare, e naturalmente certo che auspichiamo che la nostra presenza, e ritengo la nostra forza, perché a questo punto con 8 liste civiche e con qualcun altro che si vuole aggregare penso che avremo anche il nostro peso ponderato. Vedi niente? Ti guardo pure. Ma presenterete 8 liste civiche oppure accorpate? Stiamo decidendo anche questo, vediamo perché. Non avete deciso niente, ci avete chiamato perché non avete. No. Allora, scusate, posso. Vi dico solo questo, io vengo dall'esperienza delle precedenti amministrative, chi ha seguito le precedenti amministrative sa che erano dei 14 candidati sindaco, da lì nasce la mia storia per la politica viterbese, tra virgolette. Credo che in questi 5 anni hanno dimostrato, è stato dimostrato ampiamente che ci sono stati ribaltoni, salti a destra, salti a sinistra, ma fondamentalmente non c'è stata un'amministrazione costruttiva. Questo è il punto fondamentale per il quale credo che sia il caso di dire basta a questo tipo di amministrazione e cambiamo, no? Ma al di là di questo, il percorso che è arrivato, io ho seguito e sono all'interno anche del progetto Viterbo e Provincia, perché comunque credo nella, come sono stato un civico, per cui nasco da civico, al di là della mia stazione, della mia vecchia stazione politica, adesso nasco da civico, come credo che sia chiaro a tutti, anche su quello che è la politica nazionale, le ideologie stanno un po' svanendo, abbiamo bisogno di idee concrete, non di ideologie. E il polo civico, dal progetto di Viterbo e Provincia, nasce proprio per andare a prendere quello che è stato un po' lasciato indietro in questi anni da tutti, quello che è il pensiero reale del cittadino, del popolo, della persona, dell'elettore, che vorremmo riportare un attimo nelle orecchie dei politici e degli amministratori. Vorremmo essere, credo che questo sia un po' concordato, sia un po' concorde per tutti, vorremmo essere quel portavoce del popolo all'interno di una coalizione, se così la vogliamo chiamare, che sarà quella che credo andrà a fronteggiarsi con la vecchia amministrazione, per cui noi in questa direzione cercheremo di essere il polo civico che porta la voce del cittadino all'interno di una coalizione che sta lottando per cercare di cambiare questo tipo di amministrazione che in questi anni e in questo progetto il mio viatico è stato portato dai due consiglieri che fanno parte un po' di questo gruppo, Sergio Insogna e Gianmaria Santucci, che hanno pilotato anche un po' la mia scelta di questo apparentamento, chiamiamolo così, tra più liste civiche. Questo progetto, lo dico perché è un po' 5 anni fa era già nato, ma per personalismi è morto prima di nascere. Questa volta sembra che ci siamo riusciti, sembra che le persone che fanno parte di questo gruppo hanno un'altra mentalità che è più vicina a quella mia. Non pensare al personale, ma pensare a quello che è realmente l'interesse della città. E andare appunto. Però volevo ribadire che noi l'abbiamo già fatto questa cosa, e nel 2010 è stata boicottata dai personalismi. Questa volta i personalismi non ci sono, per cui è un vero polo civico.
non stiamo inventando niente o dicendo, come ha detto qualcuno, non vi vogliamo dire niente. Vi stiamo dicendo che siamo nati, è nato un laboratorio politico aperto a tutti. Può darsi che domani arrivano altre 5, 6, 7 liste civiche che ci propongono qualcosa di diverso, per cui non abbiamo un programma, non abbiamo un candidato sindaco. Aperto a tutti no, perché avete detto solo il centrodestra. No, aperto a tutti le liste civiche. Liste civiche. Parliamo di liste civiche. O movimenti. Liste civiche o movimenti. Allora, però, prima nel chiedere, siete aperti, va bene, aperti a tutti, a quasi tutti. A tutti fuorché 5 Stelle e PD. E PD. Quindi siete una vera lista, un vero polo civico, se escludete già qualcuno? Non so spiegare meglio perché. Noi 5 Stelle e noi PD, ma sì il centrodestra. Allora, perché mi pare evidente, 5 Stelle uno non si può sposare senza cerole, inutile sta a perdere tempo, no? Che ci andiamo a perdere tempo con 5 Stelle, ci mettiamo seduti, non perdiamo tempo né voi né noi né altri. E il PD mi pare ovvio che noi non ci andiamo, no? Siamo completamente alternativi. È uno del cemento, è il cemento essenziale che ci ha fatto mettere tutti insieme, e caro Giuseppe, non è un per la perdita di tempo, perché mettere insieme 8 liste civiche, vorrei vedere quante persone sono capaci di fare un'operazione del genere. La novità è proprio questa, 8 liste civiche che vanno d'accordo. E oggi come oggi trovare già due moglie parite è un problema, figuriamoci 8 liste civiche. Quindi secondo me questa è un'operazione essenziale. Perché gli altri? Perché è chiaro, i 5 Stelle loro vanno da loro. Poi salvo che lo vediamo al governo, adesso stanno a cercare sponde di qua e di là. Quindi siamo alternativi, oppure che cosa? L'EU, là, come si chiama? È chiaro, sono alternativi al massimo, quindi non ci abbiamo convergenza. Ma se esce fuori, non lo so, un'altra lista civica che si chiama Viterbo non è viva. Urrà, 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 quindi va bene pure quella, insomma. Non è che noi abbiamo preclusione nei loro confronti. Poi abbiamo anche liste civiche, che l'abbiamo viste, facciamo nome e cognome. La Frontini, che si presenta con la sua lista, già l'ha detto, il candidato sindaco è lei, auguri. E Rossi con Bio Viterbo, Caffeina e soci, auguri. Ma è chiaro, no? Mi pare evidente che... Quali sono le altre? Lo domando a te. Non ci so. Chi rimane? Appunto. Vecchio scappone, quello era vecchio scappone. Non ci risulta che ci sia Viterbo. Non lo so. No, cioè, no, voi giornalisti, anzi, dite ciò. Siamo stati in contatto. Comunque, se giornalisti più informati di noi, su tante cose. Tant'è vero che una testata giornalistica ci ha anticipato la nostra conferenza stampa, è uscito oggi l'articolo sul giornale, per cui ha anticipato addirittura la nostra conferenza stampa. Non avremmo neppure No. Senza fannomi, comunque partiamo dal presupposto che il nostro intento di questo polo civico, se noi siamo realmente convinti di ciò che stiamo portando avanti in questo progetto politico, che non è interesse, diciamo, giustamente, ma è interesse delle problematiche, del parlare nella faccia dei cittadini, che problemi ci sono nella città di Viterbo, e non solo pochi. Poi per quanto riguarda i movimenti e partiti, siamo qui oggi, dimostriamo in questa conferenza stampa la realtà di questi anni. Poi civici, attendiamo poi di confrontarci con altri movimenti, forze politiche, perché siamo aperti a qualsiasi tipo di dialogo. Però noi avremo un nostro programma, percorso, e poi questo, chiariamo che abbiamo già noi definito questo progetto, partito politico, programma politico che vorremmo mettere in atto con convinzioni, con coperture e non mettendo fumo, che non si può fare, perché è facile scrivere programmi di 20 punti, ma applicabile è difficile. Sapere amministrare la macchina pubblica è difficile, è come amministrare una famiglia, sapete fare bene i conti. Quindi poi a voi tutte il restante delle donne che avete. Ci sono altre domande?
Quindi praticamente o uniti o separati, comunque ci sarà un candidato sindaco. Sì. Beh, mi pare ovvio. Noi abbiamo il nostro capitano di squadra. Sì, 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 ovvio, sì. Se stiamo qui tutti d'accordo che poi andiamo a presentare Pinco Pallo. No, esattamente chi è? Mi sa che la domanda di riserva la vecchia volpe del giorno.